siamo la prima provincia d'Italia ad installare uno strumento del genere in tutte le aule, quindi un impegno molto importante, molto complesso da portare a termine, anche da un punto di vista economico naturalmente, però credo che per la salute dei nostri figli sia importante sicuramente investire. 240 purificatori d'aria per le scuole dell'Aretino, questa l'ultima arma messa in campo dalla provincia di Arezzo per fronteggiare e contrastare con ogni mezzo possibile la diffusione del Covid-19. È da luglio dello scorso anno che lavoro personalmente all'individuazione di questi nuovi strumenti che sono nati in maniera ancora più d'alta definizione, collegate purtroppo all'emergenza Covid, quindi siamo riusciti attraverso operazione appunto di un'evidenza pubblica ad acquistare i primi 240 sanificatori che verranno installati in tutte le aule di tutte le scuole in equa parte. Poi ci sarà un'altra tranche di acquisto per fino ad arrivare agli oltre 670 sanificatori che serviranno per garantire uno strumento che purifica l'aria combattendo al 99% tutti i batteri, quindi anche compreso il Covid, in tutte le aule degli istituti superiori della nostra provincia. Un progetto a cui tengo particolarmente perché è uno strumento in più, innovativo, rispetto a tutte le altre direttive legate al distanziamento e alla sicurezza appunto che il governo ci ha dato in quest'anno e mezzo. 27 purificatori d'aria sono già stati installati all'ITIS Galileo Galilei di Arezzo. Abbiamo privilegiato ovviamente le aule diciamo così adiacenti a strade di maggiore traffico, perché in questo modo possono esercitare anche una funzione maggiore rispetto all'aria che entra nelle aule stesse. Perché è importante la questione? Perché diciamo così, il nuovo orizzonte per affrontare la pandemia è proprio quella della sanificazione dell'aria, questo è il punto. Il fatto che i nostri alunni possano disporre di un'aria salubre all'interno delle loro aule, questa è una cosa che va ben oltre, diciamo così, la pandemia stessa.